Ciao ragazzi, benvenuti a The Wildlife Corner, il video podcast dedicato alla fotografia naturalistica. Oggi un video un po' diverso dal solito, ho iniziato per la prima volta a fare anche dei video sul campo. Oggi sono in Abruzzo e i miei obiettivi sono sostanzialmente tre. Sto sperimentando delle nuove cose. La prima cosa è questa GoPro che sto usando in questo momento per fare le riprese esterne, che ho acquistato da poco e che vorrei utilizzare come strumento per poter documentare anche la mia attività sul campo, perché è uno strumento abbastanza piccolo che si può portare facilmente con sé. E poi sono venuto a provare i miei nuovi guanti, che sono questi che vedete. Sono guanti della The Heat Company, un'azienda specializzata nella produzione di guanti, e questi sono particolarmente interessanti per i fotografi perché sono dei guanti a strati. C'è un sottoguanto, come potete vedere, touch, e poi c'è una moffola apribile, e poi volendo c'è anche un ulteriore strato protettivo. E il terzo obiettivo, sono venuto a, eccola qui, a sperimentare il firmware 3.0 della Z6. Oggi mi sono forzato a portare solo questa, quindi non ho la reflex con me, e vediamo un po' cosa viene fuori. Sto facendo un giro qui in vari posti che conosco. Fa piuttosto freddo, ma insomma, diciamo meno 5, meno 6, insomma si avverte, ma se uno è ben coperto si può stare tranquillamente. E parecchi mi chiedono come vado in giro in queste temperature. Come vedete porto uno strato antivento, ma sotto non ho lo strato termico che vedete qui sullo zaino, perché camminando poi alla fine fa troppo caldo, e quindi è una maglietta termica, un primo strato di pile in questo caso, ma insomma di Polartec o di qualunque cosa vogliate, e poi cammino in genere con questo strato antivento, o addirittura lo tolgo se comincio ad avvertire troppo caldo, e poi ho lo strato termico per quando mi fermo. Questo è più o meno, diciamo, il mio abbigliamento tipico, con il quale vado anche a temperature di meno 10, meno 15 tranquillamente, ma poi ripeto, camminando con lo sforzo la cosa è, cioè il freddo si avverte molto molto poco. E bene, con questo è tutto e ci vediamo tra un po' con il resto della giornata. Allora ragazzi, abbiamo cambiato zona, sto facendo un sentiero per arrivare un po' più in alto, e la giornata è ovviamente molto soleggiata, come si può vedere dall'ambiente, e la temperatura si è già riscaldata tantissimo. Eravamo a meno 6, adesso siamo a meno 1, 0, e il sole comunque è molto caldo, e è un inverno decisamente anomalo. Qui è un posto dove in genere si usavano le ciaspole, adesso la neve è veramente pochissima. Adesso ve lo faccio vedere, guardate un po' qui intorno, posto molto bello, ma neve praticamente assente. Insomma, il cambiamento climatico c'è e si vede. Adesso faccio questo sentiero, più o meno un'ora e mezza di salita, non particolarmente impegnativa, e vediamo un po' se si riesce a vedere qualche animale. Stamattina ho fatto un incontro con tre cervi, ho fatto anche qualche foto, poi ho fatto un incontro bellissimo che però non sono riuscito a fotografare. Ho incontrato una volpe nel bosco, il bosco era completamente ghiacciato per terra, quindi completamente bianco, e c'era questa volpetta che camminava furtiva. Sfortunatamente ho dimenticato il binocolo, quindi per capire che fosse una volpe avevo visto qualcosa che si muoveva, mi sono avvicinato, ma quando mi ha visto non è stata collaborativa. Comunque un incontro fantastico, questo è quello che succede andando in giro la mattina presto nei boschi. Va bene ragazzi, proseguo la salita, ci vediamo sopra. Thank you.
Allora ragazzi, sono praticamente arrivato al rifugio della Cicerana dopo una camminata diciamo non brevissima e è sorprendente vedere come il paesaggio è cambiato dall'ultima volta che sono stato qui, che era tutto innevato. Adesso guardate qua, praticamente tutta la montagna di fronte è completamente priva di neve. Un inverno davvero davvero preoccupante. Qui c'è rimasta un po' di neve, ma probabilmente residui dell'ultima nevicata di un paio di settimane fa, perché è pochissima, probabilmente non più di 1-2 centimetri. E questo che vedete qui sopra è il rifugio. Adesso prendo un caffè e mi riposo un po'. Come vedete, non ho visto nella salita ombra di animali, a parte le tracce che vi ho già mostrato. E questo è uno dei tanti motivi per cui, quando faccio i video, dico sempre che le attrezzature non sono importanti così come si pensa, perché ecco, giornate come queste, nelle quali magari uno fa 15-20 km in montagna, spera di trovare qualcosa, ma poi magari alla fine non vede assolutamente nulla. Anzi, oggi sono già stato fortunato ad aver fotografato dei cervi, ad aver visto la volpe. E quindi ecco ragazzi, la realtà è che se siete appassionati di questo genere fotografico, in realtà il viaggio è la cosa più importante. Ogni tanto ci sono delle belle soddisfazioni, ma l'idea di arrivare, andare a colpo sicuro e trovare delle cose è decisamente sbagliata. E in questa ottica, quindi le attrezzature sì, contano anche per carità, ma molto relativamente. Probabilmente l'80% delle foto naturalistiche sono fatte da fattori ambientali, dalla conoscenza degli animali, dalla fortuna, e poi magari ecco, forse un 20% c'è l'attrezzatura. Quindi se vi piace la natura, gli animali e stare a contatto con il creato, questo è veramente un genere fantastico. Qui si respira un clima di pace, di serenità, anche senza vedere nulla. Se invece siete dei collezionisti seriali di foto, sicuramente non è il genere che fa per voi. Va bene, vado a prendere questo caffè, ci vediamo dopo. Ciao ragazzi, la giornata volge al termine. È stata una giornata carina, piena di natura, non tantissime occasioni fotografiche, però qualcosa c'è stato. Ho fatto qualche foto a dei cervi, ho fatto anche un piccolo video a dei cervi, ho visto una volpe nel bosco, insomma, qualcosina c'è stata, non tanto come speravo, ma insomma, può andare per oggi. Sono riuscito a provare la GoPro, sono riuscito a provare i guanti, non sono riuscito a provare benissimo l'autofocus della Z6 perché avendo avuto occasioni fotografiche più scarse, insomma, non sono riuscito a metterlo sotto stress. Mi sembra però che sia decisamente migliorato, cioè mi sembra che l'aggancio dei soggetti sia più rapido, però mi riservo di fare una prova più precisa. Va bene, rimango qualche altro minuto in questo bosco fantastico e poi si torna a casa. Vi faccio vedere un'ultima panoramica di questo posto meraviglioso.